per l'economia civile, il modello dell'economia civile come terza via tra neoliberismo e neostatalismo. E nello specifico propone un modello di welfare society caratterizzato dalla sussidiarietà circolare, ovvero tra la cooperazione tra imprese, terzo settore e settore governativo. In rete recentemente è circolato un articolo che critica appunto il suo modello perché potrebbe essere usato nelle attuali condizioni politico-economiche italiane, ovvero di riduzione del debito e riduzione della spesa pubblica, come leva per elevare appunto dal settore governativo asset strategici come possono essere quelli del welfare, dei diritti fondamentali, e metterli diciamo sotto il controllo dei capitali finanziari, delle multinazionali, ecco, e anche delle grandi imprese che in questo momento... Chi solleva quelle perplessità o obiezioni è perché non sa il significato del principio di sussidiarietà circolare. Allora, chi fa obiezioni, io il primo consiglio che do è di informarsi o di studiare, perché se io faccio un'obiezione pensando ad uno, pensando che dica cose con un significato diverso da quello che ha, è ovvio che non ci può essere dialogo. Io ricordo sempre che Marx redarguiva i suoi compagni dell'epoca che gli davano sempre ragione, e invito sempre a leggere le ultime righe della prefazione del suo libro fondamentale Capitale, in cui chiude dicendo che non succeda che qualcuno mi dia ragione. Io voglio che essere criticato, non voglio quelli che mi dicono bravo, bravo, bravo. E Marx era una persona seria, ecco, oggi purtroppo non è così, chi si ispira a Marx non ha questo metodo. Perché in questo caso, prima di criticare uno, devi capire quello che lui vuol dire. Entro nel merito. Il principio di sussidiarietà è un principio antichissimo. La prima formulazione risale a Grozio, Ugo Grozio, filosofo del diritto belga-olandese, nel 1625. Quindi non è una cosa inventata adesso, come appunto i critici dicono. Ed è stato il principio che venne invocato allora da Grozio e dal Tusius come difesa delle ragioni della libertà. Quindi chi è contro la sussidiarietà vuol dire che non ama la libertà. Uno può anche non amarla, però bisogna dirlo. Certo. Ora, arrivando ai tempi nostri, ci sono tre versioni della sussidiarietà: la sussidiarietà verticale, la orizzontale e la circolare. Chi critica la sussidiarietà circolare perché la confonde con quella orizzontale? Ecco perché. Allora bisogna essere onesti intellettualmente. Allora, la sussidiarietà verticale vuol dire decentramento amministrativo. Lo Stato trasferisce compiti alle regioni, le regioni alle province, le province ai comuni. E questo direi che su questo sono tutti d'accordo, è decentramento. La sussidiarietà orizzontale invece vuol dire che l'ente pubblico, chiunque esso sia, affida o lascia fare, in cambio di aiuti di vario tipo, anche finanziario, a soggetti della società civile organizzata, come associazioni, fondazioni, cooperative, eccetera, la gestione di determinati servizi, con l'argomento che si risparmiano risorse, perché i costi, come è dimostrato, questo è dimostrato, sono più bassi. Cioè lo stesso servizio erogato dall'ente pubblico costa 100, erogato da una cooperativa sociale costa 80 su quella. E sappiamo le ragioni, che sono oggettive, quindi inutile discutere, è solo se uno è un po' stupidotto discute su questo. Però qual è il punto di debolezza della sussidiarietà orizzontale? Che non garantisce l'universalismo. Ecco il punto. Ecco perché i critici ce l'hanno quando sentono. E in questo hanno ragione, è proprio perché non garantisce l'universalismo che io propongo la sussidiarietà circolare, che invece lo garantisce. Perché non lo garantisce? Perché se io non mi riconosco o non voglio far parte o non voglio aderire a quella iniziativa organizzata dalla cooperativa o impresa sociale tal dei tali, è chiaro che vengo escluso. Universalismo vuol dire che ci sono dei diritti umani fondamentali che devono essere soddisfatti per tutti, senza discriminazione. Uno è bello, l'altro è brutto, uno è intelligente, l'altro non è intelligente, eccetera. Io sono per l'universalismo. Altri mi dicono che la gran parte degli americani sono contro l'universalismo, e lo dicono. Io li avverso, però
li apprezzo perché hanno il coraggio di dirlo. Allora, se io sono a favore dell'universalismo, perché nei confronti dell'educazione, sanità, assistenza, previdenza, questi sono i quattro pilastri, non si possono tollerare discriminazioni, non si può andare a curare solo chi è, sta bene e non chi sta, eccetera, eccetera, non si può mandare a scuola solo chi è figlio di famiglia, ambiente, eccetera, allora, e dall'altro vedo che le risorse che l'ente pubblico, lo Stato ottiene con la tassazione generale non sono sufficienti per garantire la copertura universalistica, cosa devo fare? Questa è la vera domanda che bisogna rivolgere ai critici. Perché il critico dirà, mettiamo la tassazione, ma la tassazione non può essere aumentata oltre un certo limite. Perché se tu aumenti la tassazione oltre quel limite, si blocca l'intero meccanismo di produzione della ricchezza. E questo lo sanno tutti. Chiaro? Allora, io mi trovo tra incudine e martello. Da un lato voglio la copertura universalistica, dall'altro so che le risorse pubbliche aumentano in maniera lineare, mentre i costi della copertura universalistica aumentano in maniera esponenziale. Allora si fa la curva esponenziale e la curva lineare. Più passa il tempo e più il divario, la distanza verticale tra le due curve aumenta. E questo spiega il debito pubblico nel nostro come in altri paesi. Allora, l'idea della sussidiarietà circolare è questa. Che occorre mettere in atto un modello che deve avere un fondamento giuridico adeguato, quindi deve essere approvato, nel quale l'ente pubblico, il soggetto della società civile, cioè il mondo dell'associazionismo, del volontariato, del non profit, tutto quello che chiamiamo terzo settore, e il mondo delle imprese, questi tre soggetti al modo dei tre vertici di un triangolo devono interagire fra di loro e in questo processo l'ente pubblico ha una funzione strategica che è quella di garantire l'universalità, la copertura universale. Cioè l'ente pubblico deve star lì per fare in modo che non succeda che chi vive in quel quartiere abbia la copertura e chi vive nell'altro no, sto semplificando banalmente, eccetera. I soggetti della società civile organizzata devono intervenire perché loro conoscono i modi di gestione adeguati dal punto di vista relazionale, dei beni relazionali, cioè guardano la qualità tacita e non solo la qualità codificata, e infine il mondo delle imprese devono intervenire perché a loro si applica il principio secondo cui, dicevano i romani, cuius commoda eius et incommoda. Che vuol dire? Voi imprenditori, i profitti che fate, li fate anche grazie al fatto che avete della gente ben addestrata, istruita, ben nutrita, eccetera, eccetera. Quindi non è solo merito vostro se fate profitto, il merito anche di quello che la società nel suo complesso vi consente di ottenere. Perché se tu imprenditore dovessi assumere delle persone che sono malaticce, e che stanno a casa una volta sì, l'altra anche, è chiaro che la tua produttività va a zero. Allora tu devi contribuire. Non devi solo dire io pago le tasse, e sarebbe già tanto, ma devi anche farti carico di quello che è lo sviluppo integrale del tuo territorio. Questa è la sussidiarietà. Ed è un modello che andrà ad affermarsi, io sono sicuro, siccome il tempo è dall'atomo, vedremo. Chi lo avversa è soltanto nemico dei poveri. Questo è il paradosso che mi arrabbia in tanti dibattiti pubblici. Perché io a volte insomma rimango male perché capisco che molti sono nell'ignoranza e quindi lo fanno in buona fede, altri però lo fanno in cattiva fede. Perché vogliono tenere la gente nella sofferenza. Inseguendo un'ideologia, io di soffrire la gente non mi va. Io di fronte al bisogno mi mobilito. E quindi questo sfido uno adesso a dimostrarmi, dopo questo chiarimento, se è ancora contro la sussidiarietà. Per essere contro vuol dire che accetta che ci siano i ricchi e i poveri. I ricchi che hanno i servizi e i poveri no, ai quali diamo la filantropia. Invece io dico no, dobbiamo fare dei tavoli che hanno tre lati, uno. E queste cose devono essere definite ex ante nei protocolli, non è che uno si alzi così, e devono essere legiferate. E in questo modo
in Italia, dove in alcune aree questo modello è stato applicato, i risultati sono travolgenti. Non c'è la povertà, non ci sono le distanze sociali, non sono forti come in altre, e così. Non sto a fare nomi perché non bisogna mai offendere altrimenti chi si sente escluso, però chi conosce la realtà italiana lo sa, e anche all'estero. Quindi in conclusione, mentre nella sussidiarietà orizzontale l'ente pubblico sta fuori, no, nella società circolare sta dentro, anzi, è il regista. È il regista. Perché devi dire, senti, tu imprenditore, tu hai i soldi, si cancia i soldi. Tu cooperativa sociale, tu sai come far lavorare i down, come aiutare gli handicappati, eccetera. E io sono lì a... Quello che non può più fare l'ente pubblico, come finora è avvenuto, è dire comando io, decido tutto io. E perché decidi tutto tu? Perché? Ah, dice, perché ho avuto i voti. Ah sì, dico, si vede che tu di democrazia ne capisci poca. Perché tu hai ottenuto i voti non per fare quello che vuoi tu, o quel che decidi tu. Perché questa è dittatura. Perché la tua testa può essere accamarata. Tu dici, sei stato votato per fare il bene comune. E se tu scopri che per realizzare il bene comune devi andare in questa forma, devi adottare questo modello, lo devi adottare. Se poi in futuro un altro modello sarà migliore, meglio. Però l'importante è che il mondo delle imprese, che ha le risorse, i soldi ci sono lì, non tutte, ma in gran parte sì, si mobiliti per, senza ovviamente creare quella situazione per cui io imprenditore mi faccio il mio piccolo welfare per i miei dipendenti e basta, e dico e gli altri? Ecco perché l'universalismo è un grande valore di civiltà. Io vedo che quando girando per l'Italia spiego così, dopo anche quelli che prima criticavano sono d'accordo, dicevo, se è così, dico, è così. Il punto però non confondete l'orizzontale con la circolare, perché allora sì, e io però l'ho detto, che la sussidiarietà orizzontale non garantisce l'universalismo. Punto e basta.